Eccoci di nuovo in cucina perché, come avete visto nello scorso video, ho impastato con la planetaria. Se volete andare a vedere il video, andate a cliccare qui sopra. Io vi lascio il link in descrizione e qui sopra. Adesso però siamo arrivati dopo le 3 ore in frigorifero, l'ho tirato fuori e adesso andiamo a vedere come cucinarlo dentro la friggitrice ad aria. Ovviamente è tutto un test perché io non ho mai sentito che la friggitrice ad aria possa cuocere la pizza, però vogliamo provare questo test, vogliamo farlo, no? Infatti, se andiamo ad aprire, noteremo subito la grandezza di questa friggitrice ad aria, perché questa qui è un 7,5 litri, quindi è molto molto capiente. È vero che la pizza è più piccola, cioè il piatto di una pizza non ci sta qui dentro, quindi noi la faremo un po' più piccola, però con un bel bordo, quindi davvero una bella pizza con il bordo. Non so se a tutti piace, però proveremo a farla. Devo dire che questo è un acquisto fantastico. Vi lascio sempre il link in descrizione per andarla a comprare. Mi suona il telefono. Eccola qua. Io l'ho tirata fuori dal frigo dopo 3 ore di impasto e notiamo subito che si è ingrandita, quindi ha lievitato. Allora, prendiamo una ciotola, mettiamo un po' di farina. Io ho messo un po' di farina così metto la pizza subito. Prendiamo la nostra pizza, andiamo a metterla dentro, facciamoci un giro, sporchiamola di farina. Mettiamola sul nostro banco e andiamo a spostare tutti i gas verso l'esterno. Andiamo a fare una cosa del genere, allarghiamola un pochettino e facciamo una cosa così. Andrò a fare una cosa semplice, tanto per fare questa prova. Poi vado a prendere un po' di mozzarella, io la schiaffo sopra, che questa è mozzarella di bufala. Ci metto un po' di questo così. Andiamo ad aprire la nostra friggitrice. Allora, volendo noi possiamo fare un preriscaldamento, quindi andiamo a fare preriscaldamento e diamo il via. Lui farà più o meno 3 minuti di preriscaldamento, però noi dobbiamo andare al massimo, quindi 200 gradi è il massimo che può andare. Andiamoci a mettere un po' di olio per dargli un po' di colore. È strano mettere la pizza in forno, adesso che abbiamo fatto per il riscaldamento andiamo a inserirla dentro. Non bruciamoci. Vediamo com'è venuta. Sicuramente dovrò rimetterla poi dentro senza la griglia, perché così almeno si cuoce sotto. Andiamo a mettere 200 gradi, mettiamo 10 minuti e via. Ok, finito. Andiamolo a vedere in diretta cosa è uscito. Mamma mia, ragazzi, cosa è uscito? Non ci posso credere. Aspettate un attimo, vediamo. Vi poggio un attimo lì, vediamo un po' com'è qua. Allora, si è attaccata un po'. È croccantissima, croccantissima. Allora, aspettate, sono emozionato. Allora, è rimasta un po' dura, però. Allora, soffice, soffice non è quello, perché è croccante. Ok, vediamo sotto. E infatti, come pensavo, sotto non si è fatta, quindi io vado a togliere questo e lascio ancora un paio di minuti, vediamo cosa succede. A 200. Se sono emozionato, ma vi rendete conto che ho fatto la pizza dentro la friggitrice d'aria? Cioè, una roba mostruosa. Va bene. Andata, guardate qui che roba.
Aspetta, la vado a prendere, mi trovo un brico. La metto qua. Questa la teniamo così. Facciamo la prova, ragazzi. Andiamo a tagliare. Però molto croccante, vedete qua. Perciò prenderò un pezzetto così e la proverò. Buccia, buccia. Allora, consistenza secondo me può ancora migliorare nel cuocerle, quindi o dobbiamo diminuire un po' i gradi o non lo so. Voi cosa ne pensate? Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se possiamo fare delle migliorie così, perché comunque croccantezza c'è, come vedete qua. Cioè, sembra un gusto buono. Allora, io me la sbafo e voi intanto seguite il video e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, accendete la campanella e mi raccomando, iscrivetevi. Quindi ci vediamo al prossimo video, rimanete sintonizzati. Ciao.